E buonasera a tutti i pirati e a tutte le piratesse in ascolto. Bentrovati cari, come state? Che mi raccontate? Che cosa avete fatto in questa pre-Pasqua? Io ho mangiato cose inenarrabili e domani mangerò altre cose inenarrabili. Direi che passare il tempo esatto a Pasqua a mangiare cose inenarrabili è una buona cosa. Buonasera, oh ciao Lord Sata, ben trovato caro, da quanto tempo? Mi fa piacere che ci sia. Ciao Franciccio, buonasera. Ogni tanto ripoppo quando c'è qualcosa che mi intriga, mi sembra giustissima come filosofia e soprattutto ti avverto perché tra poco dopo Monkey Island faremo Phoenix Wright. Mi pare che ti piacesse, correggimi se sbaglio, però ecco in caso ti sto avvertendo. Ciao Pietro, ciao Trish, buonasera a tutti. Allora, stasera dobbiamo continuare le avventure di Monkey Island, spero di finirlo, non so, non ricordo assolutamente quanto manca sinceramente, però non credo che manchi tantissimo. Ora bisogna vedere quanto le nostre rotelle gireranno questa sera, anzi, gireranno questa sera, però non lo so, vediamo un attimo se ce la facciamo a finirlo. Hai aiutato tuo padre a fare la pasta e riso al forno, vedi? Vedi, perché giustamente voi oggi dovreste aver speso la giornata a cucinare per il giorno dopo. Invece io non ho resistito e ho passato la giornata a mangiare. Oggi e anche domani. Tu hai sgomberato e riorganizzato lo sgabuzzino. Bene. Fatto lavatrici e pulito i terrazzi dalle cacche di piccione. Meno bene, ma purtroppo qualcuno dovrà pur farlo. Una giornata bellissima e entusiasmante, fantastico. Ma ciao caro! È un bel po', sì. Sì, però giustamente. Spero che tu sia stato impegnato in cose piacevoli. Eri al PC, mi è venuta fuori la notifica e mi sono detto, ma sì. Primo, il gioco è bello. Secondo, voglio salutarlo. Grazie. Grazie davvero tanto. È un piacere. Però ho anche cominciato Kingdom Come e devo dire che è figo anche se per me sembra troppo difficile. Ah, e Kingdom Come io l'ho preso, penso, il mese scorso. Proprio perché c'era questo enorme sconto, mi pare di averlo pagato 8 euro e spicci. E era la versione quella proprio completa di tutte le espansioni, perché me l'ha consigliato un amico. E me l'ha consigliato un amico che ha i gusti molto simili ai miei, di cui mi fido tantissimo. Ha detto che è un bel RPG solidissimo, di quelli vecchi a scuola, chiaramente ha dei difetti come poi tutti i giochi. Però ha detto che vale molto la pena, soprattutto per quanto riguarda proprio la storia. Molto ben dettagliata e molto, insomma, è una storia molto intensa, ecco, e quindi dovrò giocarlo anch'io prima o poi. La cosa davvero figa è che il conte, sì, esatto, è quello il bello, è proprio tutta l'ambientazione, molto 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 bello. Meno solo che sto un attimo aspettando perché insomma è abbastanza impegnativo come gioco, sia come lunghezza, perché dura un sacco di ore, sia proprio a livello di impegno nel vero senso della parola. Però sì, è in lista e non vedo l'ora, perché devo dire che il contesto storico, quello medievale diciamo, mi intriga molto, e poi gli RPG del genere fanno veramente impazzire. Visto che fai sto gioco, quando quello che stanno facendo con Ron Gilbert appena esce, guarda, stai sicuro che appena esce sarà nostro. E è stata una bella sorpresa questo annuncio, Lord Sata. Ci sono rimasto veramente scioccato da una parte e contentissimo dall'altra, perché non me l'aspettavo. Pietro, se sei così bravo ti prenoto per fare le pulizie anche da me. Mi sembra giusto. Io spero di riuscire a finirlo, perché credo sia un po' troppo per me, ma almeno volevo cominciare a provarlo. Perché un po' troppo, dici? Perché ti sottovaluti così? Hai fatto lo stesso discorso anche quando abbiamo giocato praticamente in contemporanea a Heavy Rain. Però poi alla fine, cioè, da quello che ho capito, tu all'inizio pensavi, oddio mio Dio, è troppo difficile per me, per le mie capacità, invece l'hai finito tranquillamente, no? Contentissimo e inaspettato, sì, no, anche perché tra l'altro avevano sempre detto
in tono scherzoso che non avrebbero mai fatto un Monkey Island 1, e se magari se avessero dovuto farlo l'avrebbero sicuramente annunciato il 1 aprile, cioè hanno sempre detto questa cosa lui, Ron Gilbert, che uno detta in questo modo pensava fosse quel esso stesso un modo per dire scordatevi un seguito ufficiale di Monkey Island 2, invece è uscito davvero fantastico. Perché muoio in continuazione? Vabbè, ma che vuol dire? All'inizio è normale, no? Poi bisogna prendere pratica e piano piano. Certo, se fra un mese di gioco continuerai a morire, allora ok. Allora ok. Torno qui e sento giochi che adoro. Caro. No, quello non l'ho fatto in live però, quello l'ho fatto per conto mio, quindi... Purtroppo in live adesso, stando solo una volta a settimana, cose troppo impegnative, non riesco a farle. Però, attenzione, perché questa regola non vale per le visual novel, che anzi sono una di quelle cose che in questo canale troverete sempre con molta gioia e con molto piacere. Infatti, dopo Monkey Island, come dicevo, ci sarà Phoenix Wright, il terzo capitolo, e dopo quello, non subito dopo, ma... sicuramente faremo un'altra visual novel che ho in lista, che ho preso da poco, quindi è già pronta ad essere giocata, e si chiama The House in Fata Morgana, me l'hanno consigliata molte persone e tra l'altro ho visto anche molte recensioni abbastanza buone, quindi da quello che ho capito è bella. E poi dovremmo anche continuare, chissà, un giorno in un futuro, forse a Natale. Natale in casa a Iello, come i vecchi tempi, no a Iello no, e dovremmo continuare la saga di Danganronpa. Io sono nato come videogiocatore con Monkey Island 2 e questa cosa mi ha fatto felicissimo, non puoi capire quanto ha fatto felice anche me. Yes, ciao Panda Madness, ben trovato. The Longest Journey, no, The Longest Journey non l'ho mai provato. Che cos'è? Voi lo conoscete? Ora lo cerco. Lo cerco in diretta. Allora. The Longest Journey, eccolo qui. Molto lungo, recensioni ottime. Molto lungo? Ah. Allora, è una avventura grafica nella quale il giocatore controlla il protagonista April Ryan nel suo viaggio tra universi paralleli. Ok, hai preso proprio un argomento che ci piace molto qui. È del 2000, quindi categorizzabile come retro gaming, quindi a me piace molto in genere unire le due categorie, ovvero fare un retro gaming di una visual novel, come appunto Phoenix Wright, perché alla fine è una visual novel. Grazie del consiglio, io lo metto in lista. Aggiungi alla lista dei desideri. Grazie. È un'avventura punta e clicca old school, quindi è come quella che stiamo facendo. Sai che non l'ho mai sentito? Poi io sono abbastanza appassionato di questo genere, tra l'altro. Uno e due anni fa. Che cosa? Oddio, aiuto. Mi sono perso di che parlavamo, di Danganronpa. Il terzo di sei mesi? Aiuto. Aiutami, a cosa ti riferisci? Tanta roba, lo paragonerei a un Full Throttle. Ma dai, ma che bello! Ma io non lo conoscevo. Guarda, l'ho messo in lista, assolutamente. Grazie mille della dritta. Ha fatto anche il gesto dell'accavallamento universale, esatto. Ah, di Siberia, scusami, allora... Non avevo preso... Siberia lo conosco però, lo sai? Credo di aver fatto il primo, sì. E ne è uscito uno pochi mesi fa, ok. Ah, è morto il creatore. Ah, porca vacca. Ah, lo sai che l'avevo letta questa cosa, è vero? Perché qualche tempo fa c'erano proprio degli scontoni su tutta la saga di Siberia. Ma è lo stesso creatore quindi anche di questo? Sono così così, ok.
L'uno era molto bello. Sì, io ho giocato il primo. Il primo era veramente tanto bello, sì. Devo dire di sì. Sì, è vero. Tra l'altro mi sa che li ho anche presi su GOG, sì. Va bene, allora. I rompicapo sono relativamente semplici per quanto riguarda. Sì, sempre. Sì. Sai bere, è veramente, veramente carino. Ok. Allora, io andrei intanto farei partire Stream Riders. Se vi va di partecipare, mi fate un favore perché se ricordate, l'ultima volta abbiamo fatto un po' schifio. Per quanto riguarda questo livello, che ora ovviamente è super facile, quindi penso che non faremo più schifo. Comunque, ecco, se volete il link lo sapete e vi comparirà adesso. Bene, allora partiamo con il nostro Monkey Island. Se lo trovo, lo trovo? Sì, eccoci. Allora, devo un attimo ricollegarmi a quello che stavamo facendo l'altra volta. Perché non mi fa più andare? Scusate, c'è un problema con. Ho un problema. Ok, sì, ora non ho più un problema. Eccoci. Non mi faceva tornare al desktop. Non era molto simpatica come cosa. Ma poi, com'è finito Danganronpa? Ti è piaciuto? Sì, mi è molto piaciuto, devo dire. Devo dire di sì. Mi pare di aver fatto un commento a caldo a fine live. E, se non erro, sì. Soprattutto sì, abbiamo diciamo fatto un commento insieme a Subi. Comunque sì. Sì, bello bello bello. Allora, noi eravamo riusciti a entrare nella cripta dei Goodsoup perché ci siamo finti morti e ci siamo finti parenti, giusto? Quindi siamo qui e io ho interrotto tutta la questione esattamente all'ingresso della cripta, quindi non so che cosa c'è, Orribile. quindi esploriamo intanto. Buco sgretolato. Buco sgretolato? Ehi, c'è un buco sul soffitto della cripta. Potrei riuscire ad infilarmici. Vai, infilati, civici. Si esce da qui. Wow, è un tunnel che sfocia in una foresta oscura e Oh mio tenebrosa. Dio. Mi sembra familiare in qualche Oddio, ma modo. questa è proprio quella del Come se primo. l'avessi vista in O del sogno. O secondo. forse, non so. Grandi scimmie saltellanti, una terrificante orda di giaguari feroci meravigliosamente renderizzati. Mi stanno venendo incontro! Vai giù, Phew, va. è stato un Ok. bene che non mi sia infilato in quel buco, sarei spacciato! Bellissimo. Io non oso immaginare tutti gli easter egg, tutte le cose che ci metterà Ron Gilbert nel Monkey Island 3 originale, cioè quello vero, ecco, quello che uscirà. E chissà quando uscirà, tra l'altro. Non sto più nella pelle. Targa. È una targa alla memoria di Minnie Goodsoup. Minnie. Ok. Mamma mia! Salve. Fantasma. La sposa cadavere o la sposa fantasma? È un fantasma in abito da sposa. Sembra molto triste e sola. Parliamoci. Chi sei e cosa Salve. ci fai qui? Sono Minnie Goodsoup, l'ultima di una dinastia di Goodsoup da marito. Fui sepolta qui una settimana dopo il giorno del mio matrimonio. Un matrimonio che non si fece mai. Mi dispiace Cosa molto. accadde? Ero la più bella di Blood Island. Quante persone possono vantarsene? Oh, i ragazzi mi adoravano. Ero corteggiata dagli uomini più ricchi e più belli dei Caraibi. Ma tutti i miei spasimanti mi annoiavano a Non mi morte. piace molto questa Volevo un caratterizzazione uomo della pericoloso. doppiatrice. Volevo un pirata. A proposito, cosa fai nella vita? Impiegato del catasto. Fine che un giorno Oddio. un vero pirata sbarcò nella baia,
mi innamorai di lui immediatamente e ci fidanzammo. Ma lui mi abbandonò sull'altare e io morì di crepacuore. Wow, è molto triste. Lo so. C'era qualche altro pretendente che ti piaceva? Beh, ce n'era uno che non mi dispiaceva affatto. Il giovane Chas de Goulash aveva un così bel sorriso. Cos'è Chas de Goulash? Ma sono tutti nomi di pietanza. Si registrò all'hotel una sera e non lo vidi mai più. Ok. Cosa accadde a quel giovane che ti piaceva tanto? L'ultima volta che vidi Charles si stava registrando all'hotel. Ok. Mostrati. Oh, se solo fosse così facile. Ma che c'hai in mano, scusatemi? Temo che non lascerò questa. Sono dei fiori appassiti? Finché non mi sposerò. Sei impegnato? Ok. Ah, è vero, è quello del nel letto, sì. Sì, hai ragione. Sì. Che peccato! Hai dei bellissimi occhi. Sì, Ehi, bell'anello. Oh. Ho detto qualcosa di male? Odio questo anello! Comunque buonasera Manga Boy. Di madre in figlia nella famiglia Goodsop per generazioni e generazioni. Ok. I fiori morti. Il mio anello di matrimonio. Ma quel malvagio pirata rubò il diamante e mi lasciò. Mi lasciò qui a morire. Ma povera. Di crepacuore. Dov'è il diamante del tuo anello? Esatto. È sparito. L'ha preso lui. Chi l'ha preso? Il mio amore. Il mio. Ah, quindi quel cadavere nel letto ha un anello? Il mio bottolino amoroso. Il mio. Ah, no. LeChuck. Ok, era LeChuck. LeChuck è il tuo trottolino. Lo tolse dall'anello durante le prove della cerimonia. Ok. Oh, che stupida sono stata! Mi disse che lo portava fuori per fargli prendere un po' d'aria. Quindi è LeChuck il suo trottolino. Dove ha portato il diamante LeChuck? Quella canaglia. Quel furfante. L'ha venduto ai contrabbandieri di Skull Island. Ok. È così umiliante. Vorrei morire. Va bene. Visto che non ti serve, posso avere il tuo anello di fidanzamento? Questo anello rimarrà al mio dito finché non avrò una fede da mettere al suo posto. Ok. Come si esce? Quindi dobbiamo portarle una fede? Non c'è speranza. No, non ce ne frega niente del suo anello a noi in realtà. Di qui per nessuno dei due. Ah, perfetto. Io devo infestare questa tomba vuota finché non sposerò qualcuno che amo. E tu non puoi uscire, perché la porta è chiusa. Bene. È un pelo troppo spaventoso per me, me ne vado. Ok, quindi non possiamo uscire? Ma io in realtà... Ghirlanda funebre? No, scusate, ho sbagliato. Di ottimo gusto. Bene. Bara. Macabra. Posso aprirla? No, prendi, no. Apri. No. Va bene, andiamo a vedere che c'è di qua. Ah, qualcosa c'è, attenzione. Coperchio della bara. Mi serve l'anello, dici? No, c'è Murray. Oh, non lo farò mai più. Credo di essermi rotto il cranio. E io sono tutto cranio. È colpa tua. Smettila di spaventarmi così. Ti ho fatto paura, davvero. Beh, Murray, mi hai sorpreso. Oh. Ma sorpreso in modo terrificante. Sul serio, sei molto, molto terrificante. Non trattarmi dall'alto in basso. E non ho altra scelta. Ti ho visto uscire da quella cripta. Significa che sei morto. No, stavo fingendo. Maledizione.
speravo che noi due avremmo potuto seminare un'ondata di terrore vagando tra le genti dei Caraibi. Quello che mi stai dicendo è che mi ami solo per le mie gambe. Qualcosa del genere. Ma posso raccogliere Marley? Ehi! Ma dai! Abbiamo Marley! Oddio! Posso non parlarci? Non ce la farei a reggere una conversazione okay, con Marley no. ora. Blasone. Tu dici, Franciccio, che mi serve l'anello, eh? Good soup vuol dire cibo. Palanchino sarebbe il piede di porco. Faremo sposare Marray con il fantasma? Ah, potrebbe essere un'idea, sì. Codella? Sembra minestrone delicatamente insaporito con ragnatele e garretti di topo. Posso no, raccogliere? Davvero, non faccio complimenti, sono sazio. Ok, la crepa, poi torniamo a vedere se possiamo far incontrare loro due. Ah, attenzione. Ma guarda un po'. Quello deve essere è morto. Quello, esatto, il becchino. Posso parlargli, no? Perché... Ehi, signore, aiuto! Cosa? Chi va là? Chi ha parlato? Chi vuole spaventare il povero morto? Il becchino? C'è stato un terribile errore. Sono stato sepolto vivo nella cripta della famiglia Goodsoup. Bene... Lo scherzo è durato abbastanza. Lo sapevo voi io. Ragazzi dovreste vergognarvi. Non è uno scherzo, sono davvero intrappolato qui. Razza di debosciati con i vostri capelli lunghi e il vostro baroque roll. Baroque and roll, non stupendo. Mi in giro due volte. Non è uno scherzo, sono davvero chiuso qui dentro. Ho bevuto una pozione speciale che mi ha fatto cadere in coma. Credendomi morto, mi hanno seppellito in questa cripta. Sì, è vero. C'è anche nel libro... Mai scambiare la merenda con un cadavere. Se mai vi verrà in mente un'idea originale, forse vi crederò, ragazzini. Perfetto. Vieni e guarda dalla fissura. Oh, certo. Io do le spalle alla porta e voi tempestellate. Do senza accento, ignoranti. Mi prendete da dietro e mi legate. Ho letto tutto su di voi nei miei racconti dell'orrore. Niente da fare. Maledetto, hai saputo vedere oltre no, la rete di menzogne. Non sono il solito uomo intrappolato in una cripta. E cosa sei allora? La mia nave iperspaziale è intrappolata in un'anomalia subspaziale, bellissimo. In realtà sono tutte bellissime, però questa è quella la mia bella. Nave iperspaziale è intrappolata in un'anomalia subspaziale. Non hai nessuna nave. Ogni vero viaggiatore iperspaziale sa che invertendo la polarità del flusso del campo ionico si ottiene un'onda di espansione tachionica creando una scia di neutrini che fuoriesce dall'anomalia. Quello che volevo dire è... Dio, fantastico. Sono in cerca degli scettri dorati di K'tong per portare la pace nella contea. Sei tu il portatore del marchio di Tex Fleck, il prescelto di cui parlano gli annali della terza ombra? Speravo non me lo chiedessi. Quello che volevo dire è... Sono un fantasma folle e malvagio che infesta questa cripta. Allora fammi vedere come mi appari. Scusami? Se tu fossi un vero spirito, potresti materializzarti in forma ectoplasmica. È tutto sui libri. Niente, non lo freghi a questo, eh? Fammi vedere. Non è sufficiente il suono cavernoso della mia voce incorporea? Non temo di no. Poverino. Devi essere un appassionato di storie dell'orrore per possedere tutti questi libri. Leggere storie fantastiche sui morti mi aiuta a distrarmi dal lavoro. Perché sprechi i tuoi soldi per queste porcherie? Almeno le mie porcherie non richiedono più di 2 milioni di hardware. Non hai tutti i torti. Fammi uscire da questa cripta! Non cadrò nei tuoi inganni questa volta. Lasciami in pace a leggere questa i miei volta. Racconti dell'orrore. Va bene. Andrò a nascondermi nelle tenebre. Divertiti da solo. Che palle. Maschera da LeChuck. Sembra una maschera di Halloween. Coniglietto da contrabbando appeso. Nauseante e orrendo allo stesso tempo. È un dinosauro tratto da I mostri che il tempo non si è mai filato. Sembra che stia scrivendo una storia dell'orrore. È intitolata Il Grog che ubriacò il mondo. Parte prima di una trilogia. Chissà perché tutte le storie spazzature escono in trilogie. Il Grog che ubriacò il mondo. Ma qua però posso arrivarci io.
C'è una lanterna pure. Spettrale. Scusa, questo qui posso arrivare. Non ci arrivo. No. È una lanterna accesa. Non ci arrivo. O è un pappagallo morto oppure uno strano pipistrello. Oh mio Dio. Potrei usare il braccio, ma tanto ormai non... Cioè, so che non serve a niente perché... Non ci arrivo. Lo vedi? Non ci arrivo. L'ho presa. Abbiamo usato il braccio. Cos'è successo alla luce? Io farei un applauso a noi stessi. Finalmente dopo 4 live abbiamo usato quel maledetto braccio. Per prendere cosa? Alla lanterna. Che però funziona, sì. È una lanterna accesa. Ok, funziona. Fantastico. Ok, andiamo a vedere se possiamo far interagire Marry con la sposa. Che schifo. Cosa? Ah, attenzione, qualcosa fa. Niente. Ah, niente. No, mi dispiace. Possiamo dire di aver finito il gioco. Esatto, basta, fine. Sì, sì, ce l'ho nell'inventario, ecco. Fantastico. Va bene, e quindi come facciamo? Non ce la farei a reggere una conversazione con Murray ora. Ma la lanterna la posso usare, cioè, tipo... Usa. È calda. Nah. Cioè, non posso usarla con niente. È in pratica. È una lanterna accesa. Ah, sì, così posso usarla con qualcosa. Ma non so che serve, però. Non posso far luce su quello. Potrei usare Murray sulla fessura per far spaventare il tizio. Murray, dovrebbe essere un'idea. Di qualcosa di spaventoso. Bravo, Franciccio. Sono un teschio orripilante. Non funziona, Guybrush. No. Devo ricordarmi di fartelo con gli Hama Beds in pixel art. Murray, sì, ti prego, bellissimo. Stupendo. Non lo so, che dobbiamo fare? Allora, due cose abbiamo, Murray e la lanterna, quindi usiamo Murray con qualcosa di qua dentro, però che posso... Riunire come posso usare Murray? Il braccio è una pessima idea. Dai, era il suo il braccio, era carina l'idea. Madonna, quanta roba abbiamo. No, non posso usare Murray così. Murray, fai il tuo lavoro. Scusami. Va bene. Ma io con la luce. Fantastico. Stupido mortale, liberami da... Ah, probabilmente... Vabbè, io l'ho scoperto per caso, ma... Probabilmente devo prima posare la lanterna sulla tomba. E mai più potrai trovare calzini appaiati. Va bene. Aspetta, sto arrivando. Esatto, ombre ben cinesi spaventose. Ero terrificante, vero? I miei poteri demoniaci mi hanno dato l'onnipotenza! Oh, sembra che la lanterna stia finendo l'olio. Ecco, è aperta. Ah, grande. Via, lasciami in pace. Vabbè, la lanterna la prendiamo, però. È inutile senza olio. A quel paese. Quindi ora abbiamo la porta aperta. Bene. Ok, allora. Stan. Ehi, Guybrush. Certo che ci sono un sacco di scheletri qui. Oh. Presto, decapitane uno e ficcami in cima alla sua spina dorsale. Non mi va che tu vada in giro da solo. No, infatti è meglio di no. Oh, ti prego. Ma me ne sto andando di qui. No, Stan. Bene, Murray, sei pronto per continuare la nostra esaltante avventura? Murray? Dove si è ficcato? Bentornato alla Rea. Ok, io mi ricordo che dovevamo ricevere i soldi da lui, no? Ah no, dobbiamo trovare il modo di prendere un certificato di morte, giusto? Com'era la storia? Voglio incassare i soldi dell'assicurazione. Ma questa è un'assicurazione sulla vita. Ok, sì, cioè abbiamo bisogno di un certificato di morte. Però come cacchio riusciamo a prenderlo, un certificato di morte? Non mi ricordo niente. Sono io, ero morto, sono vivo.
Allora, qui... Che cos'è questo coso? Scusami. Scusami, ripeto, scusami. Ma questo certificato di morte? Bistecca il sangue, patatine, good soup. Ah, ok. È espirato almeno una volta. Ah, perché siamo morti, giusto. Siamo morti e quindi lui ha scritto nel registro il certificato di morte. Ok, aspetta. Fantastico. Aspetta. Volevo andare prima a controllare gli altri posti perché non mi ricordo nulla. Allora, qui... No, ho ritratto la porta. Allora, qui abbiamo fatto quella cosa del buco del ritratto. Questo qua non credo che ci sia nulla. Non mi servono a nulla i ritratti della famiglia Vanzani. Va bene. E di là c'è il letto. Che però non credo che... Ma voi dite che questo è uno di quelli... Che il suo conto è molto salato. No, non c'entra niente. Non credo che non c'entri nulla col fantasma. No. Non so se vi viene in mente qualcosa, ma io non credo di poter fare nulla qui. Cioè, non serve a niente. Ah, potrei aprire l'armadio... Ah no, è un muffito. Sennò... L'avrei potuto aprire con il piede di porco. È così ammuffito che mi rifiuto di aprirlo. No, non è che non vuole proprio aprirlo, ok. Ah, potrei ritirare su il letto col piede di porco. Di sicuro dentro c'è solo una di quelle bibbie da hotel. Non so a che serve, però vabbè. Ah, ok. Non serve a niente. Ah, ci rimette i chiodi. Fantastico. Ma è bellissimo questa cosa. È tutto automatico. Ma queste si possono togliere secondo voi? Cioè, se io lo faccio scattare senza il buco. Ben piantati. Voi dite sempre col piede di porco? Ma i chiodi, ma cioè tolgo i chiodi col piede di porco? Oddio sì. Oddio sì! Aspetta. E beh, no, adesso fa un volo assurdo questo. Ah, intanto possiamo vedere cosa c'era sotto. Certo che bastava alzarlo, comunque, vabbè. Cioè, se tutta questa cosa è per vedere cosa c'è sotto al... Guardate. Ah, ok. No, e si figurati non avrei mai immaginato una cosa del genere. Ma proprio mai. Mi dispiace, non ti ho sentito arrivare. Stavo... Charles de Goulash. Era proprio lui, quindi. Mimmi, quanto tempo è passato? Era Charles. Avevate ragione, era Charles. Charles, è vero. Sembri così diverso. Davvero? Tu invece sembri la stessa. Oh, ok, Charles, quindi ora... Tu mi aduni. Quindi ora lascerà il suo anello lì. Ma ora devi andartene. Non ho ancora capito a cosa ci serve l'anello comunque. Proprio ora che ci siamo ritrovati dopo tutti questi anni. Cosa direbbero le nostre famiglie se sapessero che siamo cosa direbbero in una notte così romantica? Minnie, forse ti sembrerò impulsivo, ma ti amo. Che carini che siete. Charles, non devi. Eh sì. Non posso farci nulla. Grazie, ti Pietro. Ti ho sempre amato, mi senti? Ti ho sempre amato e sempre ti amerò. Vieni via con me. Per poterlo ora. Mettere al dito di Elena. Una fuga d'amore? Ah. Ma Charles, non si può.
Pensa allo scandalo. Cioè, per come anello, come vero anello di fidanzamento stavolta, tu intendi quello? Sì, sì, quello sì. Sposami. Oh, sì, Charles, sì, mille, mille volte sì. Allora, baciami, amore. Per togliere la ma la maledizione non ce l'ha perché ha, perché ce l'ha già l'anello. Ah, meno male che non dobbiamo tornarci fisicamente. Ok. Scusa, io mi ricordo che quando abbiamo trovato la statua, lei aveva l'anello, ma non si riusciva a togliere, quindi era l'anello che indossa adesso, che ha la maledizione che l'ha fatta, e noi dobbiamo trovarne uno, esatto. Mi serve il suo anello, ok. Va bene. Ok, adesso andiamo da Stan, intanto, perché abbiamo il certificato di morte. Aspetta, volevo vedere l'anello, che cosa dice? Sembra della misura di Helen. Ma guarda caso. Un diamante per essere completo. Il diamante, ok. Il diamante, abbiamo qualche indizio su dove sia? C'era le Chuck, no? Giusto? Qui. Uè. Sotto Monkey Island. Allora l'avete. Eccolo. No, non è su Plunder Island, Capitan LeChuck. Presto, setacciate i mari, i topi scarnificati. Ma perché devono essere sempre scemi gli aiutanti dei villain? Trovatemi in Guybrush. Esatto, non a lui. È grazie a lui che troverete lei. Affondate tutte le isole dei Caraibi se necessario, ma portatemi la mia ragazza. E ancora altri cavoli. Maledette canaglie, non ti danno mai abbastanza cavoli in questi menu economici. I cavoli, ok. Allora, Stan, ora ce l'ho. Bentornato alla Real Mutua di Stan. Carissimo, stavolta ce l'ho il certificato di morte. No, gli altri no, però, cioè, è un cliché proprio questo. Voglio incassare i soldi dell'assicurazione. Ma questa è un'assicurazione sulla vita. Si incassa quando l'intestatario muore. Io sono morto, davvero. Hai qualcosa che provi che sei morto? A dire la verità, furbacchione, ho la prova proprio qui. Un certificato di morte. Bene, ci deve essere certamente un errore. No, è tutto qui, nero su bianco e in alta risoluzione. Sono morto, dammi un sacco di soldi. Lo adoro, Stan. Sembra che non abbia altra scelta che capitolare. No, dammi solo un sacco di soldi. È quello che intendevo. Oh, grazie. Oh, ce l'ha dati, attenzione. Quindi ora abbiamo un sacco di soldi. Sono un sacco di soldi. Ok, poi cosa manca quindi? L'anello? L'anello. No, voglio andare. Voglio andare nella mappa, ecco. Allora, l'anello era... Dov'era l'anello? Qui? No, dov'era? Viaggia... Radura. Eccolo. Questo è l'anello. Che non riesco a prendere. Questo anello è incastrato nel suo dito. È incastrato, quindi si può scastrare volendo. Non credi che sia un pochino troppo drastico? No, assolutamente. Scalpello? Non credi che sia un pochino... Nozione, un tè grassa. Vediamo se questa visita politica funziona. Dovrebbe andare. Dovrebbe andare, quindi ora posso prenderlo? L'anello maledetto, attenzione. È esploso? Ah, quindi devo metterci io l'anello così da spezzare la maledizione. Ok. Va bene, allora noi dobbiamo catturare anche le cose, ricordiamoci. Mettere un vaso vuoto su questo ceppo. Hai ragione. Che ci metto dentro? Qualcosa di zuccheroso? Che non ho, ovviamente. Schiuma da barba? Non ha bisogno di sapone. Anti-sbronzo? Non mi sembra affatto sbronzo. No. Non lo so. Non credo che possiamo fare nulla qui. Per il momento.
Ok, che altri posti dovevamo visitare? L'hotel penso che l'abbiamo fatto tutto quasi, no? Cimitero va bene. Villaggio non credo. Qua non c'è niente da. Ma che cosa dovrei fare secondo voi? Ah, il barile. C'è un barile in cima al mulino. Cioè, dovrei salire lì. E aggrappati. Non posso fermarle a mani Non nude. devi fermare, devi aggrapparti. Aggrappati con questo. Non posso usare il palanchino con Vai a quel quello. paese, Guybrush. Cioè, è un'idea bellissima. C'è pure la forma. Villaggio Paolo. So come fare. Cioè, po posso farlo? Quindi? Aspetta, intanto Sermi Riders. Ora io potrei usare tutti gli oggetti che ho fino a quando non trovo quello Non posso giusto. usare il Ma non braccio funziona coperto. così, giusto? Bambini, non si fanno queste cose. Quindi devi usare solo quelli che hanno un senso. Potrei aggrapparmi con il Non ha succhiello? bisogno di essere Chi non forato. muore si rivede. Dino, Mi manchi. buonasera! Ci manchi tanto anche tu. Ci manchi tanto anche tu, grazie mille dell'abbonamento, caro. Come stai? Raccontaci tutto quello che hai fatto da quando non ci siamo visti a oggi. Molto dettagliatamente, mi raccomando. Ci manchi veramente tanto. Adesso, tra l'altro, dopo, non so se l'hai carpito dai vari video on demand, ma dopo Monkey Island faremo Phoenix Wright, se ti interessa. Davvero vuoi usare il senso? In che senso? Il senso, ok. L'ombrello, posso aggrapparmi con l'ombrello? Posso aggrapparmi con l'ombrello? Ok. Nome soggetto a modifica. Nome soggetto a modifica. Vabbè, però secondo me potevano anche fare in modo di usare questo. Scusatemi, eh. Cioè, è la stessa cosa. Siete un po' cattivi, eh. Comunque. Vai, raccogli il barile. No. Ok. Che cosa c'è È nel pieno di barile? acqua zuccherata fermentata che serve a distillare il rum. Ma guarda un po'. La cosa zuccherata, eh. Che casualità. Dai, È pieno di acqua dolce ora. con le cose. Come faccio ora a scendere? Aiuto. Così. Ah, quindi ora potrei teoricamente risalire dal coso. Vabbè. Ok, ora torniamo alla radura. Quindi possiamo mettere questa qui. Pieno di deliziosa acqua zuccherata. Purtroppo di Phoenix Wright mi sono perso i Scommetto che primi due. quest'acqua è Ah, purissima. porca miseria. Guarda, tanto faremo un riassuntino super veloce all'inizio. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, Le lucciole fuggiranno. hai ragione. Sono intrappolate e brillano come pazze. Ok, perfetto. Ora ovviamente abbiamo la cosa per il faro. Non posso usare il vaso così. Non posso usare il vaso così. Come Non posso usare. Non posso. Non posso. Non no, posso no, usare. Non no, posso. Non posso. Non posso usare. Non no, ero posso. convinto, ero sicuro. Aspetta, aspetta, c'è qualcosa che non va. Specchio. Lo specchio funzionerà a meraviglia. Non Ok. ho bisogno di prenderlo. Poi c'è la lente e io ho la luce. Perché non funziona? Sì, no, è assolutamente fruibile in generale, ma comunque te l'ho detto, io cercherò di fare un riassuntino piccolo all'inizio, magari delle cose principali, della storia principale. Mi dispiace perché adesso per me è diventato impossibile seguirti durante le live del sabato sera. Lo so, mi dispiace, purtroppo il giorno è questo. Mi dispiace tanto. Sei ancora attivo su Discord? Dai, almeno questo sono contento. Mi serve un'altra cosa, io non avevo visto gli altri due quando ci ho giocato, per questo lo so. Ah, ok. Mi serve un'altra cosa. Mi serve un'altra È cosa. pieno di lucciole scintillanti. Tipo un supporto da mettere sul coso? Ah, aspetta, reggi la. Ah, ci vuole la Questo è il lanterna. posto dove andrebbe la luce del faro, se ne possedessi una. Aspetta, La no, 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 luce si sarà forse ho spenta sbagliato a io causa di a. tutte queste finestre Cioè, rotte. devo posarlo con. Ah, oh, Il faro scusatemi. funziona adesso. Scusate. Avevo sbagliato io a cliccare. Cioè, non sapevo ci fosse un reggilanterna. Quindi funziona. Ok. Per fortuna non occorre regolarla. Quindi? Quindi ora che c'è il faro,
la nave, eccolo, infatti dovrebbe esserci. La nave dovrebbe esserci. Così. Grazie, grazie di essere passato, guarda, comunque mi ha fatto un sacco piacere. Chi sei? Io sono il gallese volante. Oh! Il gallese volante? Sono il traghettatore di Skull Island. Ah, il traghettatore di Skull Island. Intrappolato da troppo tempo nelle fredde nebbie dell'oceano. Ah, come odio questa maledetta nebbia. Davvero? Io amo la nebbia, è bella. Beh, certo che è bella. Ma cielo, che noia. Oddio, andiamo a Skull Island? Oggi sarei stato di turno la notte, ma sono in ferie. Quindi stasera vita sociale, dai. Certo che ci vuole anche quello, che scherziamo. Vorrei andare a Skull Island, per favore. Non sfiderò mai più quella dannata nebbia senza una bussola. Ho sfidato troppe volte il fato. Oh, la bussola! E guarda cosa è successo ai miei vestiti. Sono. Ce l'abbiamo però, scusa. Beh, e guarda caso ho una bussola con me. Allora, povero mortale, ti mostrerò la via. Mari in tempesta. Viva cane! E pericoli innominabili ti attendono sulla misteriosa Skull Island. Sì, va bene. Non ho paura. Ne avrai. Ne avrai. Buona serata, caro. Grazie dell'abbonamento, grazie di essere passato. E speriamo che magari un sabato ti ritrovi a casa senza fare niente. No, in realtà spero di no per te. Dovessi un giorno cambiare programmazione, magari scegliamo un. Temere l'orrore di questo posto. Fortifica il tuo cuore, ragazzo. Ora. Prima che il tuo sguardo contempli la terribile, insostenibile visione di... Ma cosa dici? Skull Island. Tantum. Quella wow. È un'anitra. Cosa stai dicendo? Non vedi il teschio? Quest'isola cosa stai dicendo? Niente a un teschio. Assomiglia proprio a un'anitra enorme. Si dovrebbe chiamare Duck Island. Davvero, credimi. Se storci un occhio e giri la testa... Oh, fa così paura. Se giri la testa e storci un occhio, assomiglia a un coniglietto. Lasciamo perdere. Vedi quella luce lassù, in cima alla scogliera? Quella è la caverna dei contrabbandieri. È tenuta da Re André, il più grande contrabbandiere del mondo. E dal suo nefando assistente, Kraff. Ma come si fa ad arrivare lassù? Devi arrivare in cima alla scogliera. Non vuoi venire con me? No, devi andare da solo. Lì okay. Ci sarà qualcuno che ti aiuterà. Ma ti avverto, stai attento a Re André. È spietato almeno tanto quanto è calvo. Buona fortuna. Grazie. Ok, salve. Non sai quanto mi manchi seguire le live con voi davvero, allora vi lascio la prossima. Ciao caro, senti, io, allora approfitto di questa cosa perché io effettivamente da qualche settimana che sto ripensando ai giorni e stavo pensando che effettivamente potremmo ritornare per il momento, cioè al giorno settimanale che c'era prima, che era il venerdì, perché l'esigenza che avevo in quest'ultimo periodo, ovvero quello di diciamo, aspettare almeno il giorno dopo, il fine settimana, perché insomma avevo tutta la settimana sulle spalle, eccetera, dovrebbe essersi acquietata un pochino. Quindi già era in programma di fare un piccolo sondaggio tra di voi e capire se per voi va bene tornare a quello che era prima, cioè il venerdì, oppure magari, non so, però la domenica no. L'unico giorno è o il venerdì o il sabato. Perché effettivamente al momento potrebbe essere una soluzione ottimale, ecco. Poi fatemi sapere voi, eh. Tutte queste ossa mi fanno venire voglia di costata.
Buona. Comunque io oggi mi sono mangiato lo stinco. Tu non hai problemi tra venerdì e sabato. Non so se ci sei ancora, Dino. In caso fammi sapere anche la tua. Cioè si torna praticamente come era prima. Il mitico venerdì delle visual novel. Buono lo stinco. Sì, tra l'altro l'ho mangiato cotto al forno in crosta di pane, come il filetto Wellington. È una roba spaziale. Spaziale, veramente. Salve. Salve. Mi sai dire dove posso trovare i malvagi contrabbandieri di Skull Island? Assolutamente no. Aspetta un attimo. Credo di ricordarmi qualcosa del genere. Ai seminari di orientamento. Lasciami riflettere. La cava è a mezza costa del dirupo a strapiombo. Salta a bordo di questo ascensore. Ok. Ti porterò giù. Sembra traballante. Sei certo che sia sicuro? No. Non l'ho mai usato prima, ma sono certo che non può essere così pericoloso. Sono un sostituto, l'addetto titolare Muscolone è ammalato, così lo sostituisco io. E va bene, come ti chiami? La Foot. Mi fai scendere alla grotta allora. Dei contrabbandieri? Davvero posso farlo? Direi che non pesi più di, diciamo, 10 kg, vero? Veramente sono sui 60. Oh... Come 10 kg? Non credi? Tu sei sicuro di questo? Oh, certo. No, è il ristorante, figurati, noi non cuciniamo. Noi siamo pigri. Hai bene quel nodo? Si parte! Ok, dammi un altro po' di corda. Mi sa che faremo un brutto volo. Ok, questa è un po' troppa. Ah! Oddio, devo fare qualcosa. Oddio, devo fare qualcosa per frenare? Oddio, mi è venuto in mente troppo tardi. Forse dovevo usare tipo l'ombrello o qualcosa per... non so, di copertoso per attutire la cosa. Mamma che volo che ha fatto. Ciao, Subi! Salutacelo. Insisto che assomiglia ad un'anitra. Anitra, poi, dice proprio. Ma non possiamo salire? Insisto che assomiglia. Sì, va bene, ho capito, ma devo salire, devo capire. Vorrei tornare. No! Perché clicchi? Perché clicchi? Perché clicchi Dash senza leggere quello che c'è scritto sotto? Vorrei andare a Skull Island, per favore. Io voglio salire. Mo non mi fa più salire perché... Ah, ok. Perfetto. Sì? Vai. Provare ancora. Stavolta apriamo l'ombrello. D'accordo. Credo. Stai attento questa volta. Non c'è problema. Si parte! Ce l'ho! Non ce l'ho! Allora, ombrello. Ok. Oh, l'ombrello è veramente utile. Salve. Ok. C'è altra roba addirittura. Fermi tutti o vi farò vedere io. Salve gente, trovato qualche diamante? Dov'è questo enorme diamante che voi altri dovreste avere? Buonasera, sono il nuovo ispettore dei diamanti. Ho così tanti soldi che è quasi imbarazzante. No. Buonasera, ispettore. Sono il nuovo ispettore dei diamanti di Skull Island. Dovrò esaminare ogni diamante in vostro possesso. Tutti quanti. Forza, gente, muoversi. Non ho tempo da perdere. Non mi piace quest'uomo. Uccidilo. Maledizione. Fatemi riprovare. Salve, gente. Hai trovato qualche diamante? Non ci crederete, ma non ne ho più. Vattene. Maledizione. Fatemi riprovare. Fermi tutti o vi farò vedere io. Vi farò vedere io quanto posso essere educato e ragionevole. Sembra che abbiamo un ospite indesiderato, Kraf. Occupatene tu. Maledizione, fatemi riprovare. Allora, dov'è questo enorme diamante che voi altri dovreste avere? Liberatene, Kraf. Maledizione, fatemi riprovare. Vabbè, ho così tanti soldi. Benvenuto. Piacere, signor...
Van Gugder Fassenson. Jethro Van Gugder Fassenson. Molto bene, signor Threepwood. Ehi, come fai a conoscere il mio... È il mio lavoro, sapere chi va e viene da Skull Island. Sono Re André, e questo Re. È il mio famiglio. Il suo famiglio. Stavi cercando qualcosa in particolare? Il diamante di famiglia dei Goodsup. LeChuck lo ha rubato, tu lo hai acquistato, io lo voglio, ora. Per favore. Signore. Ma abbiamo così tanta merce di qualità qui al Club del Pirata? I nostri prezzi si abbassano ogni giorno. Tutto ciò che un pirata o un apprendista può desiderare, noi l'abbiamo. Al giusto prezzo. Va bene, io ve lo pago. Sei uno strano individuo. Il diamante Goodsup è il fiore all'occhiello della mia collezione. La meravigliosa energia che ne scaturisce è alla base del mio potere. Ah, wow. Allora posso averlo? Non penso proprio. Certo che non puoi, a meno che tu non mi dia qualcosa in cambio. Ok, mo che cosa gli diamo? Quel diamante deve stare in un museo. Anche i quadri post-impressionisti, signor Threepwood. Anche i quadri post-impressionisti. Che accidenti significa? Un giorno capirai. Ti aspetti che parli? No, oh, hanno messo un epic coso. Il tuo malefico piano non funzionerà, André. Ma è perfetto. Una serie di cariche esplosive piazzate su tutta Blood Island, controllate da una rete di satelliti in orbita geostazionaria. Carino. E solo un uomo ha accesso al pulsante di controllo. Capo. Io sono quell'uomo, Threepwood. E... Capo. Sì, Mr. Craft? Non parlare del... piano. Ah, certo, naturalmente. Sei un pazzo. Io sono un folle? Io? È follia stare in una caverna in cima a un'isola deserta, accumulando enormi quantità d'oro e gioielli e animali impagliati. Non è molto equilibrata come cosa. Tutte le isole dei Caraibi e offrendo a te le mie conquiste. È follia questa o è genio? Bella risposta. Ritiro tutto. Non sono pazzo. I miei prezzi lo sono. Forse possiamo raggiungere un accordo. Come vuoi. Sei un avversario formidabile, signor Threepwood. Ma sembra che il nostro gioco del gatto col topo debba cessare ora. È un diamante perfetto. Uno dei più grandi che abbia mai visto. Lo prendo. E quindi ha un grande prezzo. Basta con i giri di parole. Dai, su, che c'è un sacco di soldi. Costerà una cifra esagerata. Vai. La possiedi? Beh... possiedo una grossa cifra. Non basta. Il mio compagno ha ragione. Non te lo posso dare per meno di una cifra esagerata. Ma forse possiamo metterci d'accordo. Il mio compagno ed io amiamo le carte, il poker specialmente. Ah. Che ne dici di una scommessina? Se ci batti a poker, vinci il diamante. Mi sembra equo. Certo. Sì, ma se perdiamo? Equo. Se perdiamo, scusate. Dovresti smetterla di ridere così. È molto irritante. Bene, signor Threepwood. Aiuto, ho paura. Può giocare con noi? Come no? Iniziamo, pelatone. Devi pagare, pelatone, per iniziare la partita. Bene, quanto occorre? Non molto. Sì, me lo posso permettere. Sono un sacco. Abbiamo le carte della morte. Voglio puntarne solo una parte. Cioè? Gli hai tarocchi, dici? Hai mai giocato prima poker, signore? E che ci faccio? No. Ah, tu dici poker di morte? Allora necessita una breve spiegazione. Il gioco è una semplificazione del classico 5 carte. Io distribuisco 5 carte a ciascuno. Mostriamo le nostre carte e chi ha la mano migliore vince. Come faccio a sapere qual è la mano migliore? Se hai dei dubbi, basta Ok. Tu ti allora, fidi di noi. Allora potremmo dargli quelle. Certo che mi fido. Molto bene, cominciamo. Niente scherzi. Osserva attentamente le tue carte. Perché non posso vedere le carte? Scusatemi. Ok. Te ne vai già, signor Threepwood. Mi stavo solo sgranchendo le gambe. Continuiamo. Ma scusate, ma almeno fatemela vedere la mano. Cioè. Dunque, signor Threepwood. Questo sarebbe rubare.
Per favore, smettila di ridere così. Sì, ho capito, ma almeno fatemela vedere la mia mano, cioè... cioè, devo desumere che sia schifosa? Ok. Ah, ecco. Ah, ma va a quel paese, ma ce l'avevo nell'inventario. 4 di fiori, 8 di fiori e re di quattro. Ok. È una mano terrificante. Ok, scusate, non avevo intuito che stesse nell'inventario, non è molto intuitivo. Cioè, io avrei cliccato su di lui. Comunque sì, possiamo usare questo. Sono tutti uguali, no? Il futuro è nelle mie mani. Ok. Colore. Eccolo lì. Nessuno di voi può battere un colore. Colore. Hai ragione, signor Threepwood. Non possiamo battere il colore. Il punto è comunque se sia possibile o no che tu possa battere una coppia. Una coppia? Una coppia di contrabbandieri assassini. Eh? Noi, signor Triple. Mm-hmm. Sto parlando di noi. Stiamo per ammazzarti. Oh, ho capito. Che si possa o meno battere una coppia è molto fine. Dunque, signori, non siate troppo frettolosi. C'è un postino fuori di qui con un pacco. Sei un idiota. Hai fatto spegnere le candele. Ho preso il diamante. No. Scappa allora. Oh mio Dio. Picchia lui, non me, cretino! A che dici? Eccolo lì, prendilo! Ho avuto ciò che mi serviva dai contrabbandieri. Benone, lasciamo questo grande posto. Grande tra Guybrush, grandissimo. Devo fare una cosa prima. Davvero? E cos'è? Chi è là? Ah, sei tu? No, ringraziamolo, certo. Aspetta, cosa stai facendo? Aiuto! Aiuto! Oddio, l'abbiamo buttato giù. Io pensavo che andavamo ad abbracciarlo. Buona fortuna per il seguito della tua avventura, Guybrush. Mi giuro, pensavo che non voleva ringraziarlo. Temo di sì, questo lavoro è troppo rischioso. Infatti fai bene. Devo trovarmi un'occupazione sì, vendetta, più stabile, esatto. E sicura. Ho sentito che cercano uno chef su Scab Island. Si sentirà la tua mancanza. Lo so, ma il mio destino è laggiù, da qualche parte tra le onde schiumanti. Okay. Addio, mio buon amico gallese. Allora, abbiamo tutto, possiamo andare da Glen, no? Oh, aspetta, dove hai detto che è Scab Island? Est-nord-est, non puoi sbagliarti. Grazie mille. Ho dimenticato di dirgli che uno spillo magnetizzato mantiene le proprietà di una bussola solo per breve tempo. Oh oh. Allora, attenzione. Bella questa giostra. Sempre di per le reclutare. Per il mio esercito di non morti. Come va la ricerca della mia futura sposa? Dov'è cucciolone? Li ho trovati. Evviva! Oh, che bello! E ancora io. Dove? Sono su Blood Island, signore. Prendeteli. Ok. Andiamo subito a fare questa cosa dell'anello, per favore. È un enorme anello di fidanzamento. Vai. Giustamente. Elaine, ti senti bene? Guybrush? Dove siamo? Al sicuro, siamo su Blood Island. L'anello di LeChuck era maledetto, ma ho sistemato tutto. Ora sei salva e tutto andrà bene. Davvero bene. Oh oh. Oh, attenzione, parte 5. Il bacio della scimmia ragno. Ok. Ben detto, amicina.
Ma risparmia il fiato, tesoruccio. Ti servirà più tardi per gridare sì. Dove siamo? Non ti ricordi questo posto, Tripwood? Non è passato molto tempo da quando ti ho intrappolato e torturato qui. Aspetta, ora ricordo. Ho già visto questo posto in qualche orribile incubo. Non era un incubo, Guybrush. Cerca dentro di te, tu lo sai, che era reale. Oh no, non può essere, ma è così. Questa è la fiera dei dannati. Aio, la fiera dei dannati. Tu, malvagio, perché ci hai portati qui? Per due ragioni, mio patetico amico. Davvero? Non manca molto? Ho intenzione Attenzione, di allora. Curarti ed ucciderti e di regalare un tesoro ad Helene. Stai perdendo il tuo tempo, LeChuck. L'amore di Helene non è in vendita. Oh, ma questo è un tesoro molto speciale. È il favoloso Big Whop. Big Whop? Aio. Il tesoro pirata che tu stavi cercando quando le nostre strade si sono incrociate. Cosa c'è di così speciale nel tesoro di Big Whop? Non è come un qualsiasi tesoro pirata? Capisco. Tu non conosci il terrificante potere di Big Whop. Temo di no. Trema, Tripwood. Quando ti dico che Big Whop è un portale demoniaco, un mondo demoniaco. Ok. I tesori di Big Whop non sono altro che i cancelli dell'inferno stesso. Orpo? Orpo. Ma come potrà Big Whop far innamorare Helene di te? Helene passerà sotto gli antichi cancelli di Big Whop, come anch'io un tempo feci. Giù, negli oscuri recessi dei gironi infernali. Perché vedi, Big Whop offre a coloro che vi entrano il più grande di tutti i doni, l'immortalità. Ma a che prezzo? Prezzo? Poh. Certo, la gente potrebbe trovarmi un tantino inavvicinabile ora. E ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'odore. Ma ne vale la pena. Ora che ho il potere di farmi amare da Helene. Wow. Ma se uccidi Helene, non ti odierà ancora di più? Aio, all'inizio. Ma presto comprenderà quale grande dono è la vita eterna. Ok, se ne sei convinto tu. E inoltre, le chance con le ragazze sono veramente poche per un morto vivente. Lei deve solo darmi un'altra chance. Tutto questo parco divertimenti, perché? La fiera di Big Whop è stata la mia idea più brillante. Quando ebbi il potere di Big Whop al mio comando, allora avrei potuto fare mia Helene. Capisco, ma perché un parco divertimenti? Ci sto arrivando. Sapevo che Helene doveva essere corteggiata e per questo mi serviva un esercito. Un'orribile armata di non morti. Ok, ma perché un parco divertimenti? Vuoi lasciarmi finire? Non sto parlando solo per ascoltare la mia voce, sai? Hai ragione, sono stato maleducato. Prosegui. Tutti sanno che la vita di un marinaio è dura e solitaria. Un marinaio passa mesi in attesa di una breve licenza e appena sbarca ti accorgi subito di cosa ha bisogno, non è vero? Sì? Un parco divertimenti, certo, per famiglie. Ah, quello! Come no? Vengono per farsi un giro sulle montagne russe. Ok. Le grandi montagne della scimmia. Raggiungono la vetta più alta e con le mani in alto strillando come scimmie. Scivolano giù per la discesa in un grande torrente di lava. Non sembra per niente piacevole. Aio, non lo è.
In effetti è terribilmente spiacevole. Ma quando arrivano dall'altra parte, sono guerrieri temprati pronti per il mio esercito di scheletri dannati. Ok, tutto chiaro? Come hai fatto a trovare Big Wong? È una lunga storia, sicuro che la vuoi sentire. Le torture inizieranno quando avremo finito di parlare? Aiu. Comincia. Quando ero vivo, Elen mi disprezzava. No. No, no, è vero, ora lo capisco. Non le piacevo affatto, ma ero determinato a mostrarmi degno di lei, sai. Così salpai alla ricerca del leggendario segreto di Monkey Island. Ma c'è una scimmia lì in finestra. Qual è il segreto di Monkey Island? Il segreto di Monkey Island? Potrei dirtelo, ma preferisco lasciarti indovinare. Che Rosebud è uno slittino, che la ragazza del ragazzo è in realtà un ragazzo, che alla fine devono sparare al cane, che è creato dalla gente, che la ragazza è sua figlia e sua sorella, che un seguito non è mai bello come l'originale. Ma è un uomo. Che un seguito non è mai bello come l'originale? Bugie, sporche bugie. Oh, è molto più di questo. È un antico segreto, custodito gelosamente dai nativi e dai pirati che hanno... Non lo sai qual è il segreto di Monkey Island, vero? Non lo sa. Veramente no. Molto bene. Andiamo avanti con la storia. Pochi giorni dopo la partenza, la mia nave fu preda di un terribile tifone e ridotta in brandelli. Sarei affogato se alcuni squali amichevoli non mi avessero trasportato sulle coste di Blood Island. Ero abbandonato laggiù, senza alcuna speranza di rivedere Elen. Pensavo che la mia sorte fosse segnata, ma un giorno una nave arrivò. Era la nave del capitano Marley, il nonno di Elen. Mi misi a chiacchierare con Ram Roger Senior, il nostro uomo. E, al prezzo di qualche drink, scoprì che avevano la mappa del leggendario tesoro di Big Whop. Ma non avevo né nave né denaro. Aspetta un attimo. Posso sedermi? Mi si stanno addormentando le gambe. Anche se non avevo né nave né denaro, progettai di raggiungere il tesoro prima di Marley e prenderlo tutto per me. Non avevo il denaro per una nave nuova, ma avevo ancora il mio asso nella manica. La tua capacità di far sembrare brillanti gli idioti? Ma avevo ancora il mio asso nella manica. Il fascino indefinibile di LeChuck. Nessuna delle ricche rampolle di Blood Island poteva resistermi. Una settimana con me ed Elen mi avrebbe seguito fino alla tomba. Sfortunatamente per lei, non ne ebbe la possibilità. Rubai il diamante dall'anello di famiglia e lo vendetti a certi contrabbandieri tagliagole in cambio di una nave nuova di zecca. Bene. Tu, vecchio odioso cadavere! Oh, mi hanno detto di peggio. Con la mia nuova nave superai facilmente Marley e il suo equipaggio e trovai il Big Whop, che si trovava proprio qui su Monkey Island. Ok. Cosa accadde al capitano Marley e al suo equipaggio? La loro nave è arrivata a Monkey Island mezz'ora dopo di me.
ma era troppo tardi per impedirmi di reclamare il mio premio. E hanno dovuto guardarmi passare attraverso il portale di Big Whop. Codardi come erano, la potenza di ciò che videro fu troppo per loro. Fuggirono in preda al terrore. Marley strappò la sua mappa in quattro pezzi e radunò il suo equipaggio. C'era il vecchio Ram Roger Senior, il Nostromo Rapscallion, il cuoco. Sì, questo è, poi si riallaccia. Il giovane Lindy, il il primo. Marley diede a ciascuno un pezzo di mappa, tenendone uno per sé. Essi giurarono di difendere quella mappa con la loro stessa vita. Si può dire che onorarono il loro giuramento. Erano gli unici al mondo a sapere di Big Whop. Bene. Cosa accadde a Ram Roger Senior? Stava facendo il bagno in cabina nei pressi di Fat Island, bevendo rum e mangiando toast come sempre mentre si lavava, quando il tostapane cadde misteriosamente nella vasca. È scioccante! Suo figlio ereditò il pezzo di mappa, ma era troppo stupido per capirne l'importanza. Cosa ne fu del giovane Lindy, il mozzo? Temendo per la sua vita, venne da me implorando pietà. Come premio per non avermi rivelato la posizione di Big Whop, lo lasciai vivere. Come segno della mia gratitudine, gli offrii una grossa somma che lui usò per aprire un'agenzia pubblicitaria. Quando si fu abituato al suo stile di vita costoso, ritornai per riscuotere il mio debito. Gli sottoposi un prodotto così diabolicamente mal concepito che era destinato al fallimento. Bastardo. Miele e cancrena. Nel giro di un mese era folle e sull'astrico, un uomo distrutto. Vendette tutto ciò che possedeva e dalla disperazione si unì a un circo ambulante. Rimase ucciso quando lo spararono dal cannone senza elmetto. Nessuno può essere così disperato. Ok. Cosa accadde a Rapscallion il cuoco? Rapscallion morì nell'incendio del suo capanno su Scab Island. È vero, lo riportai in vita con un incantesimo voodoo. Lo ricordo benissimo. Ah sì. Guybrush? Guybrush. Oh, scusa, mi ero distratto. Cosa stavi dicendo? Sapevo dell'abitudine di Rap di dimenticarsi il gas aperto. Così gli feci recapitare una torta incendiaria in occasione del suo 35esimo compleanno. Mazza, è perfido, eh? L'esplosione si sentì fino a Booty Island. È orribile. A tutto vapore, senza dubbio. Che destino toccò al capitano Marley? Gli feci un'imboscata mentre correva nell'America's Cup. Abbordai la sua barca e lo misi di fronte alla scelta del suo destino. Avrebbe potuto offrirmi la mano della sua nipotina, oppure soffrire di una morte più orribile di quella toccata al suo equipaggio. Ebbene, lui cosa disse? In realtà non disse molto. Ah, che dolore! Basta, mi stai uccidendo! E qualcos'altro, non ricordo bene. Lo abbandonai e spedii la sua nave dentro un tornado dal quale nessuno sarebbe potuto uscire. Sei mostruosamente odioso e rivoltante. Oh, grazie! Ok. Elaine non ti sposerà mai. Lei ama me. Non è vero. Lei ama me. No, ama me. Non è vero.
Comunque, Len ama veramente me. Non è vero. Ama me. Non è vero. Ama me infinitamente. Non... Ah! Maledetto, tu e la tua diabolica volantina. Ti prego, non mi uccidere. Perché non dovrei? Se mi uccidi... Non ci saranno più seguiti di Monkey Island. In realtà invece niente sì. Seguiti vuol dire niente lavoro per te. Diventerai uno dei tanti ex divi dei quali nessuno sente più parlare. Questo non accadrà mai a me. Io sono LeChuck. Cosa ti dice il nome Bobbin Threadbare? Niente. Appunto. Ti prego, non mi uccidere. Perché non dovrei? Se mi uccidi, spezzerai il cuore dei bambini di tutto il mondo. Sono un eroe per milioni di persone. Me ne infischio. Tutto ciò che mi importa è che io ed Helen restiamo insieme. E che tu sia fuori dai piedi per sempre. Ti prego, non mi uccidere. Perché non dovrei? Se mi uccidi, ti troverai in grossi guai. Sono un morto vivente. Giustamente. Fatto non di carne e sangue, ma di fuoco e zolfo. Come potrei essere più nei guai di così? Sì, beh... ti prego, non mi uccidere. Perché non dovrei? Se mi uccidi, rovinerai la nostra reputazione di sviluppatori di giochi per famiglie. Verremo perseguitati dai gruppi di mamme anticomputer ovunque. Le mamme anticomputer. Piacerai adesso. Qualche viscido comitato parlamentare per lo studio della violenza nei media. Guarda, vi tremo come una foglia. Eppure è attuale questa cosa, tra l'altro. Ne ho abbastanza delle tue malvagità. Facciamola finita. Ma ci sono cose molto più terrificanti che voglio dirti. E non ti sto più ascoltando. Vedi? Ti sto ignorando. Ah, devi ascoltarmi. La 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 la. Non ti sento. La 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 la. Molto bene, Tripwood. Se hai voglia di comportarti come un bambino, ti aiuterò ad entrare nella parte. Credo che ti meriti una pausa, giovanotto. Oh oh. Cioè? Allora, intanto salvo, perché se dovesse putacaso saltarmi qualcosa mi devo ribeccare tutta questa cosa. Durata 10 minuti. Moni, 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 moni. Figurati. E ti sei perso un bel po' di cose, sì. Mi spiace. Non è chiusa a chiave. Il tuo piano era perfetto, LeChuck, tranne che per un piccolo dettaglio, che sarà la tua rovina. Ma siamo bambini? Oh mio Dio. Mio Dio. Quanto siamo piccoli e bruttissimi. Ha portato Helen sulle montagne della morte. Devo raggiungerla prima che diventi la sua sposa non morta. Ok. Cosa mi è successo? Ho testa annebbiata, non riesco a pensare. Sì, sei arrivato in tempo per questo, esatto. E salvare Helen, devo salvare Helen. Ma come posso salvare Helen se sono solo un bambino? Se solo riuscissi a pensare chiaramente. Devo schiarirmi le idee. Benvenuto alla fiera di Big Whop, bambino. Vieni qui a salutare il tuo vecchio amico cucciolo. Ma non era bruciato lui? Oh, per gli dei del mare. Sei il vero cucciolone originale? Ci puoi scommettere. Sono qui per farti divertire tanto, tanto, tanto. Come ti chiami, bambino? Ok, prima di tutto non sono un bambino. Sono Guybrush Threepwood, temibile pirata. Bene, per tutti i diavoli, è fantastico. Non trattarmi con condiscendenza. Bene, sembra che tu abbia imparato una parolona. Sei un ometto in gamba, è fantastico. Ridi finché puoi. È odioso presto questo tizio. Sconfiggerò le Chuck e tutto il vostro mondo andrà in rovina. Credici, ora vai a giocare. Credici. Come si fa a vincere questi favolosi premi? Beh, è facile. Oh, c'è Murray. Se non indovinerò il tuo peso o la tua età, tu potrai prendere quello che vuoi. Dov'è il trucco?
Non c'è trucco, è proprio così. Vorrei parlare col tuo direttore. Oh no, che non vuoi, piccolo. La sola vista del mio direttore ha fatto piangere bambini più grandi di te. Insisto per parlare col responsabile. Non si può, figliolo. Voglio andare sulle montagne russe. Certo che lo vuoi. È grande. Ma è riservato ai bambini più grandi. Me ne frego, se non è sicuro, voglio andarci adesso. Oh, no, 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 piccolo. Non è una questione di sicurezza. È solo che devi essere molto, molto più grande per apprezzare realmente il puro terrore allucinatorio delle montagne. Terrore allucinatorio? Ok. Ma aspetta qualche anno e sarai abbastanza cresciuto per farti un giro. Beh, l'età non la indovina. Potrai comprarti le caramelle e mangiarle dove e quando vuoi. Proprio come fanno i grandi. Scommetto che non indovini quanti anni ho. Puoi scommetterci. Un terribile piccolo bucaniere come te potrebbe avere 7 anni? Sbagliato. Peccato che ne abbia 20. Molto bene. Hai modo di provarlo al tuo amico cucciolone? Mi stai dando del bugiardo? Puoi scommetterci. Ecco la mia prova. Tessera del sindacato attori. Il sindacato attori. Gay Brush Tripwood. Età 20. Hai ragione. Scegli il tuo premio. Allora, il teschio ovviamente. Non vorrei tanto quel teschio parlante. Col mio potere senza briglie, insieme potremo governare il mondo. Hai ragione, Murray. Se avessi tutto quel potere, la tentazione sarebbe troppo grande. Prendo l'ancora. Prendi, figliolo. Congratulazioni. Ma come l'ancora? Divertiti qui a Big Whoop. Ma no. Guarda nel tuo cuore. Io sono il premio che ti spetta. Ma uffa, ma io volevo Murray. Murray! Non ci parlo con te. Come hai potuto preferire quell'ancora al tuo migliore amico? Liberami, fratello, e assieme creeremo un regno di terrore. Vabbè. Forza, prendimi. Ci si è ristretto l'inventario. Ma l'ancora, quindi, non l'abbiamo presa? Sono il migliore qui. Dov'è l'ancora, scusa? Ah, eccola l'ancora. Nessuno degli altri giocattoli può spiegare le forze del male. Cosa? Okay. Hai preso l'ancora? È una bella ancora, Murray. Mi dispiace. Ma perché non potevo prendere lui? Non posso credere. Mi è simpatico, ma stiamo esagerando un po'. Ma quindi basta? A che ti serve un pezzo di ferro? Voglio provare a vincere di nuovo. Molto bene. Direi che hai circa 20 anni. Un momento, non è giusto. Neanche la vita lo è, figliolo. Che bastardo. Oggi hai imparato una preziosa lezione. E questo è il premio più grande. Va bene. Continua pure il tuo lavoro. A che ti serve un pezzo di ferro, comunque? Ma possiamo spingerlo? Non è nemmeno una vera ancora. Murray, sto rosicando. Perché spingerlo? Okay. Questo non è carino, piccolo. Invece io sono un vero teschio parlante. Basta adesso. Smettila di picchiare il tuo amico cucciolone. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Questo è l'ultimo avvertimento, piccolo. Faresti meglio a smetterla. Bene, stai cominciando davvero a seccarmi, piccolo. Quanto andrà avanti? Bene. Tipo 20 volte? Ne ho avuto abbastanza. Adesso le prendi, topastro. Ok. Ah, il mio morso. Ridammi quel pelo, piccolo. Mi rovini la pelliccia. Abbiamo il pelo? Saresti stato un pessimo mostro. Pelo di cucciolone, ma è bellissimo. Somiglia terribilmente ad un vero pelo di cane. Ok. Aspetterò qualcuno che capisca il mio desiderio di scatenare. Ah, ma il peso non l'ho indovinato, però. Su quelli come te. Non è un giocattolo, bambino. Quanto pesa? Parisci. Bella, solida bilancia da fiera vecchio stile. Ok. Ti hai a cuore la vita, sciocco mortale. Fuggi al cospetto di Murray, flagello dei viventi e uber teschio degli inferi. Oh, c'è il notizio. Potete essere alti quanto la mia mano per salire sulle montagne russe.
Beh, oddio, manca pochissimo, dai. Perché blu? Che tipo di coni gelati avete? Che tipo di cono cerchi? Perché io ne ho di ogni tipo immaginabile. Ho i migliori tipi di coni gelati del mondo. In effetti i miei coni sono così originali, così fantasiosi e così... unici, che la maggior parte di essi sono assolutamente immangiabili. Te ne elencherò alcuni. Ho dei coni di pane, coni di cane, coni limati, coni bagnati, coni tostati al mango, coni di fango, coni con crepe, coni di pepe, coni di siepe. Ho usato le siepe dei miei vicini per farli. Coni alle spezie, coni con grazie, coni burrosi, coni pelosi, coni biliosi. E a Natale... coni affettuosi. Cosa ne pensi? Coni di siepe. Vi prego, hashtag coni di siepe. Vorrei un cono semplice, per favore. Ok, bambino. Ok, abbiamo un bel cono adesso. Ciao. Ce l'abbiamo? Sì. È un semplice cono gelato. Sa di ghiaccio. Ok, quindi abbiamo cono di carta fradicio adesso. Ok. Il trono di siepe. Va bene, qua non possiamo andarci, giusto? Questa corsa è solo per i bambini più grandi. E quindi? Devo diventare più grande? In qualche modo? Mi riprendo il vecchio cono. Grazie. Vorrei un cono semplice, per favore. Ok, bambi. Devo fare un'altra cosa prima. Cioè, devo tornare grande, giusto? Ciao. O devo mandare KO lui? La bacchetta magica? Oh, no, sì, dai, il usa. Si è sciolto. Ah, il cono si è sciolto, attenzione. Cos'è questa roba? Torte meringa? È un'enorme pila di torte di meringa. Ah, c'è la tizia sì, lì. Moccioso, cosa vuoi? Cioè, dobbiamo tirargli le... Cosa state facendo qui, ragazzi? Butta giù l'ometto. Ah, il okay. Gioco più divertente. Ah, dobbiamo buttarlo giù. Colpisci il clown e vinci un fantastico premio. Guarda come le torte vengono sparate veloci e rumorose. E se la tua mira è buona, torni a casa col premio. Ridi assieme al tuo allegro ospite rattone e al suo amico Monty Meringa. Che gusto? Cosa? Che gusto hanno le torte oggi? Non lo so. Meringa al limone, credo. Che razza di stupide domande fai? Beh, cos'è questo odore orribile? È un costume da ratto gigante, mostriciattolo. E cosa ti aspettavi? Mughetto? Sono l'unico nauseato da questo puzzo fetido. Ok, ok. Il costume puzza, ce l'hanno detto. Tutti vengono qui a sfottere l'uomo ratto gigante. Mi ripeti come funziona tutta questa storia? Non è un concetto complicato, piccolo. Spara le torte accannonate al tipo vestito da clown. Colpiscilo e vinci. È divertentissimo. Che accidenti è una meringa? Non so, piccolo. Bianco d'uovo strapazzato, credo. Com'è cucciolone di persona? Di persona. Perché lo chiedi a me? Sono solo un ratto gigante. Non mi è permesso stare allo stesso livello di Sua Altezza, il grande e possente Cucciolone. Ok. Mi presenti a Cucciolone? No, non posso.
Ora vattene. Cucciolone è proprio tosto, vero? Oh, certo. Molto più dotato come attore di un qualsiasi povero vecchio topo gigante. Dai, sta rosicando. Un costume da cane e quello si trasforma in un'insopportabile prima donna. Capisci cosa intendo? Scommetto che Cucciolone viene pagato un sacco, vero? Sì, e con questo non ci vuole molto talento a rendere attraente un cane di peluche. Attrarre i bambini vestito da topo gigante, invece. Questa è arte. Scommetto che però il suo costume non puzza. Sai, cominci a darmi sui nervi, bambino. Scommetto che Cucciolone ti batte. Continuiamo a farlo nervosire. Scommetto che può. Stammi a sentire, piccolo. Perché non vai a dargli un bel pugno? E poi torni a raccontarmi cosa è successo, eh? In realtà già l'abbiamo fatto. Voglio sparare col cannone. Voglio sparare col cannone. Mi dispiace, ragazzino. Sei troppo piccolo. Butta giù l'ometto. È per i bambini più che grandi. Palle, però. Questa è discriminazione. Come faccio a sapere se funziona se non posso vederla uscire? Ok, piccolo. Vuoi vedere il cannone che spara? Ecco fatto. Ah, ok. Ok. Lascia perdere. Quindi dobbiamo manomettere le torte. Per vincere il premio dobbiamo... dobbiamo manomettere le torte. La bacchetta magica non ha effetto. Ci mettiamola ancora dentro. Ehi, cosa credi di fare? Non vorrei solo una di quelle torte. Ma va? Beh, io vorrei uscire da questa testa di topo puzzolente. La vita è dura, ma non funziona. Sparisci. Ok. E allora dobbiamo sostituirne una? Noi abbiamo questo coso di... Però che cazzo ci devo mettere dentro? La mia maschera di tofu non serve a niente qui. Non posso incollarlo. Il gelato? Ah no, però poi si scioglie. Ho una teglia da torte piena di schiuma. Ah, la schiuma da barba. Giustamente sembra... Ok. E poi? Esatto, perché schiuma... è la schiuma da barba. Non me lo ricordavo neanche. Poi ci metto dentro l'ancora. Ora è una teglia da torte pesante piena di schiuma da barba. Ok. E ora la sostituisco. Cosa stai facendo? No, mi ha beccato. Ho trovato questa torta, signore. Eh? Ah, sì. Grazie. Ah, perfetto, grazie. Grande. Spara, spara. Però oddio, pensa che botta che gli arriva in faccia adesso. Spara. Sparisci, tappo. Senti, amico, io ti pago lo stipendio. Ma vuoi che le Chuck venga a sapere che fai piangere i bambini? D'accordo, d'accordo, piccolo. Hai sentito questo rumore? No. Strano. Forse è l'acustica di quell'enorme testa puzzolente. Taci, muccioso. Beh, ma il premio? Oh. Il premio. Lascia perdere. Ma scusate, non ho vinto? Ah, devo aprire il cancello? Ah, devo mettermici io. Yuhu, capo di fugna. Ehi, fuori di lì, idiota. Altrimenti che fai, schifezza? Ti faccio vedere io. Ah, ok, abbiamo... Adesso abbiamo la torta di meringa. Perfetto. Forse ci devo fare un gelato? Per un momento migliore. Ok. Abbiamo la torta di meringa. Ma comunque dovevo vincere un premio io, eh. Ah, forse devo parlare con lui? Prova a indovinare quanto peso, vediamo. Pronti? La
basta che cucciolone ti guardi. Prima non era disponibile questa cosa. Penso che un piccolo grande pirata come te possa pesare 45 kg. Ti ho fregato. Con i peli faccio più alto? Ah, quindi vinciamo l'altro premio? Sembro un bambino. In realtà sono un temibile pirata. Sei un bambino purtroppo. 45 kg. Ammazza, questo sei bravo. È veramente imbarazzante. Forse non mangio abbastanza? No, però mi manca questa cosa del premio. Cioè, io avrei dovuto vincere un premio? No? Ma di già? Allora. Devo mangiarla, dici questa? No, però ha palesemente... Ah, hai detto che delizia, sì. Che delizia! Ma volevo vedere se posso fare qualcosa col gelato. Mi riprendo il vecchio cono. Grazie. Vorrei un cono semplice, per favore. Ok, bambino. Ciao. Ok. Quella meringa sembra gustosa. Oh, attenzione. Ci posso mettere le cose. Peloso. Ma fagioloso. Oddio, non ha bisogno di sapone. Ci sto mettendo tutto. Fagioloso, bellissimo. Pastoso. Ci sto mettendo tutto. Ma la bacchetta magica non ha effetto. Non posso usare. Ma ora posso mangiarlo? Questo cono è inutile qui. No. Perché è inutile? Ma dai, no. Mo si scioglierà? Ops, il mio cono si è sciolto. Sì, si è sciolto. Ah, quindi le altre cose non servivano a niente praticamente. Ok. Mi sfugge qualcosa? Lascia perdere. O mi sfugge qualcosa o devo cercare bene... Non so, magari c'è qualche cosa che non abbiamo cliccato, non lo so. Coniglietto da contrabbando? Non è e la cosa si trova qui. Devi vincerlo. Ah, ok, quindi c'è una cosa che non ho visto. Dice indovino età e peso. Cosa cazzo è? Macina pepe. È un grosso macina pepe. Ok. Ok, quindi ci metto il pepe. Mi riprendo il vecchio cono. Grazie. Quindi vorrei un cono simile. Devo mettere il pepe? Ok, bambino. Ah, tipo una specie di pozione. Ciao. Per farmi ritornare normale. Delizia così? Pepata. Questo cono è inutile qui. Vai a quel paese, Guybrush. Quella meringa sembra gustosa. Questo cono è inutile qui. Ma perché è inutile? Peloso. Questo cono è inutile qui. Perché è inutile qui? Che vuol dire? Cioè, non posso mangiarlo? Ah, così forse si mangia, giustamente. Il pepe aiuta comunque. Mi gira la testa. Oddio, ce l'abbiamo fatta. No, Franciccio, semplicemente. Ok.
Sinceramente pensavo che usandolo l'avrei mangiato. E il parlare io lo. Cioè, l'icona del parlare la. Appunto la. La intendo come parlare. Quindi non ci ho pensato, sinceramente, lì per lì. Che devo fare? Troppo tardi per scendere. Ah, ok. Troppo tardi per scendere. Ma come troppo tardi per scendere? Troppo tardi per scendere. Ah, dove sono andato? Ok. Posso scendere da nessuna parte? Ero sicuro che apparisse prima o poi. La scimmia a tre teste, fantastico. Herman Totrut. Questo qui non parla. Grazie, tecnologia. Cadavere appeso, dinamo scimmielettrico. Corda caduta. Ah, attenzione. Diorama. Vabbè, diorama è tutto quanto. Corda. Prendi corda, non credo che... Poi qua sotto ci sono altre cose, attenzione. No, queste non me le fa prendere. Bastardi, li hanno messi apposta per fartici sperare. Non credo di poter fare nient'altro. Cosa cazzo è? Ilen? Ah, tribù, sei solo tu. Hai visto Ilen? Mi ha detto che andava ad incipriarsi il naso e non l'ho più vista. Non posso credere di esserci cascato un'altra volta. Ora stai... Sì, Herman, il grande... Il grande Herman. Oddio, che devo fare? Aiuto! Devo risalire sul coso? Non potevo. Sali, sali. Ah, ok. Ok, poi. Ah, in ogni posto devo prendere qualcosa. Credo. Botte di rum. Ok. Quindi riecco lui. Bene. Ah, ancora tu. Sei fatto di montagne russe. Come mai non sei bollito nella mia lava? Ciao Trish. Grazie della compagnia. Buonanotte. Gli scambi. Ci vediamo poi domani nel futuro. Seconda, cioè, ma mi venga un colpo se posso fare a meno di amare quella donna. Senti la morte che brucia, Tripwood. Vabbè, qua mi dà il modo di fare qualcosa, ok. Quindi magari devo combinare un po' di cose. Ciao ciao. Troppo tardi per scendere. No. Oddio, ma era cosa? Era Wally appeso? Ma era sempre finto? O era quello vero? Oddio, ma è vero. No, non è vero. Dinamo scimmietto elettrico, non è vero. È un Wally dinamo scimmie elettrico. Cavoli, è così realistico. Ehi, aspetta un attimo. Dio, ma è vero. Wally. Puoi contare su di me, Wally. Appena avrò sconfitto le Chuck, salvato Ilen, liberato tutte le scimmie e fatto un giro su folle bucaniere rotante, tornerò a liberarti. Certo. No. No, è le ciao. Ma non ho fatto in tempo a vedere se c'era qualcosa che potevo usare. Sono io il tuo peggiorino. Vabbè, bla bla bla. Ma io posso usare tipo il room o qualcosa? Fallo scoppiare, che ne so.
Oddio, è lui, poverino. C'è una lanterna. Beh, ampolla di olio. Scotta. E spegnila. Meglio di no. Cazzo, spegnila. Ah, ok. Ok. Quindi? Ora ho l'olio. Oh, ho l'olio, una botte, una corda. Posso fare tipo una specie di... È una miccia inefficace. Esatto, posso fare... È fradicia di petrolio e altamente... Grande! Ok, ho una bomba, praticamente. Va bene. Le ciacche tor... Aspetta. No. Vabbè, andiamo nell'altro coso. Vediamo che succede. Allora, prima che scoppi tutto, scimmia di neve gigante. Scimmia di neve gigante. Ah, devo andare su, ok. No, che palle le Chuck. Posso andarmene via? Ciao. No. Non mi si è dato modo di salire. Corri, Guybrush, per carità, che sennò... Allora, scimmione. È l'incubo di ogni marinaio, la scimmia di neve gigante. Ok. Braccio della scimmia. Non posso fare nient'altro che... È l'enorme braccio dinamo scimmia elettrico della scimmia di neve gigante dinamo scimmia elettrica. No. Ci devo infilare questo? Ok. Ah, quindi è pronta per... Ah, tipo quando scoppia poi cade addosso alle Chuck. E lo spegne. Spegniamo le Chuck. Va bene. Però devo... Cioè, come faccio ad accendere io la miccia? Come faccio ad accendere la miccia? Ah, posso tipo usare la... Prendi la corda. Parla con la corda. È un pezzo di corda unto di petrolio. Come faccio ad accenderla? Maledizione, vieni di qua! Aiuto, e ti darò la caccia finché non ti avrò trasformato in uno dei miei non morti. Ah, devo fare qualcosa adesso? No. Devi fare in modo che le Chuck la accenda. Cioè? Ah, che tipo mi spara addosso una palla infuocata? E come faccio? Cioè, devo provocarlo? Vabbè, devo fare qualcosa con qualche oggetto che ho. E mo vediamo. Mi spara le fiamme lei. Lei? Lui. Problemi di genere, sono morito che scemo andarci. Allora, bacchetta magica che non credo. Il braccio non credo. Qualcosa infiammabile o queste cose infiammabili? Ma non credo. I peli sono infiammabili? Il pepe. Il pepe? I peli? Gli lancio i peli che poi prendono fuoco e vanno sulla miccia. Secondo me no, però vabbè. Lo faccio starnutire?
pure, certo. E sta notizia sulla miccia? Aspetta, voglio provare. Ti arrendi facilmente. No, però i peli secondo me li abbiamo già usati. Qualcosa di carta. Tipo faccio così sulla barba e poi così sulla. Sì, è una bella idea, è una bella idea. Dai, facevi così e così, era bello. Ho pure intruppato le cose. Va bene, proviamo col pepe. Burello. Aspettiamo le ciacche. Ciao le ciacche, buongiorno. Puoi fermarti per favore? Non mi fermerò finché non sarai diventato il servo non morto mio e della mia promessa. Oh mio Dio, non ci posso credere. Ma guarda un po'. Mamma mia, che era una bomba atomica. Aveva ragione Franciccio, esatto. Oddio, mi sembra un po' raffazzonata questa fine, o sbaglio? Cioè, un po' di fretta? No? Soprattutto l'ultimo capitolo. Mi sbaglio? Sembra che l'abbiano dovuto chiudere in fretta. Cioè, rispetto all'inizio, era tutto molto più dettagliato, gli enigmi molto più intricati, ben miscelati tra di loro, nel senso, era, insomma, fuggi, il classico Monkey Island. Ma non dimenticare il tuo arcinemico Murray. Ricorda ma le mie quest'ultime parole, due parti proprio. Mi senti? Ritornerò. Proprio un po' deluso, devo dire. Cioè, così. È così ingiusto. No, no. Non me lo ricordavo, sinceramente, così deludente il finale. Un po' raffazzonato, sì, un po' frettoloso. Ok, va bene. Ci ricorderemo la prima parte, quella su Blood Island. Va bene. Mentre vediamo i titoli di coda, allora, visto che Pietro non c'era prima, non so se hai sentito quello che stavo dicendo, stavo ipotizzando di tornare al giorno quello storico di streaming, il venerdì, perché devo dire che ultimamente, insomma, non ho più grosse esigenze in tal senso, cioè non è più così strettamente necessario che sia il sabato il giorno dello streaming, anzi, so che, insomma, il sabato magari per molti di voi è anche un po' più problematico, in generale è anche un po' più problematico, soprattutto adesso che non c'è più... Non ci sono più grossi problemi con la pandemia, eccetera. Quindi pensavo di ritornare al venerdì. Per te andrebbe bene, comunque, perfetto. Quindi siete tutti abbastanza concordi. Quindi torniamo al... Poi lo ufficializzo su Discord. Comunque credo che già dalla prossima settimana, così partiamo con Phoenix Wright come era ai vecchi tempi, il venerdì. Sì, tra l'altro, ecco, me l'ha ricordato stasera Dino Pandino, che ha detto che il sabato in genere non può, e allora mi sono ricordato che effettivamente è da un bel po' di settimane che volevo parlarvi di questa cosa. Sì, ma in generale secondo me il venerdì era perfetto, proprio come giorno anche in generale, ecco, non per i casi specifici. Vabbè, ciao.
Ci sarà qualche sorpresina alla fine? Secondo me sì. Mannaggia, peccato che è stato così buttato lì nella parte finale. Esatto, per chi esce, eccetera. Mentre prima... Io non mi ricordo da quant'è che faccio il sabato, ma è un bel po', insomma. E c'era anche la pandemia in mezzo, quindi era più semplice trovare, insomma, la disponibilità anche vostra e del pubblico, ecco. Però il sabato è sempre stato un giorno no, nei tempi pre-pandemia. Cioè, è veramente poco adatto alla... Poi soprattutto essendo l'unico giorno di streaming, invece il venerdì è perfetto. Cioè no, in realtà sarebbe... Cioè la cosa perfetta sarebbe il mercoledì, che sta in mezzo alla settimana. Però il mercoledì ogni tanto facciamo qualche cosa di multiplayer, oppure mi invento qualcosa a sorpresa, quindi può fare, insomma. Complimenti alla gente che ci ha lavorato, eh? Esatto. Sì, l'esigenza, mi ricordo, era che mi ero reso conto che il venerdì cominciava a essere un po' pesante per Ron Gilbert. Oddio, che cosa c'era scritto? Si ringrazia? Comunque sì, dicevo... Mi ero reso conto che comunque il venerdì arrivavo molto stanco per tutta la settimana. Però era il periodo che era particolare, quindi adesso dovrei farcela, insomma. Sì, assolutamente sì, esatto. Sì, tenderei sempre a scegliere un giorno in cui, insomma, posso fare un po' più tardi. C'è qualche scherzetto alla fine? No? Neanche gli scherzetti alla fine? Ci siamo degnati di fare? Proprio buttato lì, sto finale. Vabbè. Trish, se mi vedi dal futuro, intanto ciao. Ah, ringraziamenti molto speciali a George Lucas. È dedicato alla memoria di Brett Barrett. Trish, dicevo, se ci vedi dal futuro, intanto ciao. E seconda cosa... Questo parco è fantastico, aspetta. Pa! Davvero, figliolo? Ma sai, dicono che l'uomo che ha costruito questo posto è seppellito qui. E dicono che, ancora oggi, il suo corpo congelato sia conservato in un tunnel da qualche parte sotto il parco. Cioè, si è congelato LeChuck, che è un fantasma? Va bene. Oddio. Si è chiuso il gioco. Ok. Perfetto. E dicevo, Trish del futuro, abbiamo notato, come avrai sentito sicuramente, che il finale sembra un po' buttato lì frettolosamente. Hai avuto anche tu la stessa impressione quando l'hai giocato all'epoca? Visto che tu mi sembra che l'abbia giocato abbastanza di recente, se non sbaglio. Perché l'avevi suggerito, cioè me l'avevi chiesto di fare il terzo proprio tu. L'avevo messo in lista proprio perché era sia un insomma il proseguimento del secondo capitolo, sia perché proprio ci tenevi particolarmente. Vabbè, facci sapere, magari su Discord o su un commento. Comunque io saluto intanto YouTube. Esatto. Saluto a YouTube che con questo video abbiamo tutta la serie completa dei Monkey Island. E poi ci rivedremo con quello nuovo, Return to Monkey Island, che dovrà uscire nel 2022. Sicuramente lo faremo in live appena uscirà. Io comincerò a programmare le date, perché non vedo l'ora. Quindi grazie, ciao.